La Jesina conquista una vittoria importantissima ai fini della corsa salvezza e lo fa con un gol negli ultimi minuti di Cruz che legittima una ripresa sopra le righe. Il Giulianova deve fare mea culpa per non aver portato a casa un risultato positivo, ampiamente la portata. Dopo la prima fase di studio sono i padroni di casa a vedersi al decimo con Iabré con un tiro dal limite che finisce fuori. Al dodicesimo del grosso passa per Torelli che in diagonale mette alto. Al quattordicesimo conclusione di Ricci per la Jesina da posizione centrale. Pagliarini blocca in due tempi. Al 28esimo conclusione di Paolo con Anconetani che respinge di pugno. Al 36esimo Villanova entra in area dalla destra, cross in mezzo verso Fracassini che conclude. Pagliarini compie un grande intervento, poi l'arbitro fischia un fallo sul portiere. Al 41esimo Ricci apre verso il secondo Paolo, del grosso difetta nel disimpegno e la conclusione di Nonni viene parata da Pagliarini a terra. Al 43esimo posizione di Napolano, cross in mezzo, respinta la palla dalla difesa, parte in contropiede Cameruccio che si fa a metà campo, entrato in area viene però stoppato dalla difesa giugliese, poi cade a terra e viene ammonito per simulazione. Nella ripresa al 12esimo lancio di Cameruccio verso Cameruccio che supera in velocità i difensori e arriva davanti a Pagliarini che gli dice no, sbarrandogli la strada. Al 15esimo è entrato Barbetta, salta due uomini in dribbling ma il tiro è sballato. Al 18esimo ancora Cameruccio con questa palla al limite e tira a giro col pallone che finisce di poco alto. Al 21esimo è ancora Barbetta con Pagliarini che para in due tempi. Al 37esimo grande conclusione di Cruz che finisce vicinissimo al palo lungo. Un minuto dopo punizione a tre quarti di Villanova con Pagliarini che para in due tempi. Al 40esimo si vede il Giulianova con la conclusione di Torelli centrale. Al 42esimo l'episodio che decide il match. Pagliarini difetta nel tiro, arriva Cruz che intercetta il pallone e mette la palla sotto la traversa e apoteosi Jesina che finisce sotto la curva dei tifosi in tripudio, mentre il Giulianova deve rammaricarsi per un secondo tempo giocato sotto ritmo. Per quanto concerne la partita, è stata la partita che ci aspettavamo, nel senso che nel momento in cui hanno messo Di Paolo al posto di Tozzi Borsoi hanno cambiato il tema tattico e paradossalmente ci hanno un po' messo in difficoltà perché avevano meno punti di riferimento e quindi bisognava stare attenti ogni volta che andavamo in pressione alta a non concedere profondità. E il primo tempo abbiamo fatto così, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, soprattutto nelle uscite in avanti, soprattutto nella pressione a metà campo avversaria, e io penso che alla fine il risultato sia giusto perché pur senza fare cose straordinarie abbiamo avuto 4-5 palle importanti, fatto ma è un bel passo in avanti e ci mancano due vittorie e per credo essere nella zona prefissata per la salvezza. Tita dove si poteva giocare poco e secondo me il Giulianova non ha avuto l'atteggiamento giusto il secondo tempo, anche perché ho provato a vincere la partita, ho sbilanciato la squadra, visto che loro non facevano giocare tanto Napolano, quindi ho deciso di sbilanciare un po' la squadra per provare a cercare subito i due attaccanti, ma questo non è avvenuto. Su errori nostri, su palloni persi nostri, loro hanno costruito quei due o tre azioni, di cui una ho scaturito il vantaggio loro, merito la Jesina. Noi ci dobbiamo fare un bel esame di coscienza perché le partite durano 90 minuti, se ne è parlato tanto di atteggiamento, dell'approccio mentale che non deve mai calare, invece il secondo tempo secondo me il Giulianova ha fatto poco per provare a vincere la partita.